retro. Questo progetto è nato da un'idea del Comune di Bologna, per la precisione dell'assessorato alla cultura, per valorizzare, rivitalizzare i balli popolari dell'Emilia-Romagna di fine 800 inizio 900. Il nostro progetto, Zoom Papà, Trilli e Frulloni al Dancing Cavaticcio, che ha cercato di interpretare questa tradizione nel miglior dei modi. Ha avuto un buon successo, una buona partecipazione di un pubblico trasversale, dai bambini ai giovani, alle persone, agli anziani esperti del ballo di coppia, ma anche ad adulti che hanno qua mosso i primi passi nella scuola, nel laboratorio fatto prima di ogni concerto. Il progetto è stato accolto con grande calore. Questo ci fa pensare che in un mondo globalizzato, dove appunto i rapporti sono mediati appunto dalle tecnologie, dai social, un ritorno al ballo, all'abbracciarsi, allo stare insieme sia un segno molto importante. Fermi lì. Sono più di 30 anni che ci occupiamo delle musiche dei balli antichi, soprattutto delle musiche dei balli staccati del nostro Appennino, e in prevalenza nelle parti dell'Appennino bolognese, modenese e reggiano. Quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di praticamente rifunzionalizzare questi balli in un ambiente urbano che era ben diverso dalla società, dall'ambiente contadino da cui provenivano. Avevano una funzione di aggregazione nel momento della festa, di stare insieme, e si sono prestati benissimo, perché poi la necessità di tutti è sempre quella di aggregarsi, divertirsi, stare insieme. Ci sono stati anche dei giovani che hanno cominciato ad approcciarsi a questo repertorio. Stasera noi presentiamo il gruppo Tribanda. Tribanda nasce dall'unione di tre gruppi: noi Suona Banda, che siamo praticamente il gruppo tra parentesi degli anziani, cioè quelli che hanno iniziato prima, poi abbiamo altri due gruppi, i Fragole Tempesta e i Musicanti della Bassa, che invece sono composti proprio da giovani ragazzi che hanno iniziato a interessarsi di questo repertorio, di queste musiche, di questi balli non molti anni fa, insomma. Cambio ballerino! A sinistra, balletto, balletto. Siamo nati nel 2011, ci siamo evoluti, io sono passato alla fisarmonica, abbiamo introdotto l'ocarina e il violino, per poi consecutivamente il contrabbasso e la chitarra, e abbiamo cominciato ad allargare la nostra formazione, che inizialmente partiva da un numero di tre elementi, cornamusa, organetto e ghironda. Noi siamo i Musicanti della Bassa e ci occupiamo del repertorio di Liscio. Siamo un gruppo di Bologna, ci siamo formati nel 2014, siamo io e le due sorelle Betty, ovvero Giulia e Linda. Noi ci occupiamo di musica da ballo, di balli popolari dell'area italiana ma anche straniera, quindi francese, anglosassone. Pian piano abbiamo scoperto appunto repertori finora per noi totalmente ignoti, cioè se 6-7 anni fa qualcuno mi avesse chiesto ma qual è la musica tradizionale dell'Emilia-Romagna, io non avrei saputo cosa rispondere, perché comunque è come se fosse una sorta di sottobosco nel quale, una volta entrati, ti si aprono veramente un sacco di repertori. Praticamente ogni valle aveva il suo repertorio, i suoi balli, il suo modo di suonare, il suo modo di eseguirli. Ci ha dato l'idea quello che succedeva in Spagna. Praticamente abbiamo visto che in diverse situazioni nelle piazze venivano montati due o tre palchi dove su ogni palco c'era un gruppo che suonava e facevano dei repertori diversi. Allora ci siamo detti: perché non sfruttare l'idea e provare a mettere insieme tre gruppi che hanno delle sonorità differenti, dei repertori differenti, però da poter suonare in un'unica serata, per poter offrire una serata varia dove sia la musicalità, sia l'impatto sonoro, sia i balli che vengono eseguiti sono molto diversi. Abbiamo visto nel corso dell'esperienza, credo, di ogni gruppo che fa parte della Tribanda, che i balli popolari interessano ai giovani molto di più che il ballo liscio. Con l'arrivo in Italia di questi balli che vengono dalla Polonia e dall'Austria, il valzer, la polca e la mazurka, si mischiano, ecco, in ogni luogo d'Italia ai balli popolari che ci sono, e creano un nuovo tipo di liscio, una musica che viene dal popolo e al popolo rimane, e quindi anche se uno non la conosce, dentro di sé ce l'ha, perché il ballo anticamente serviva per creare interazione sociale, ancora lo può essere, però bisogna scoprire una nuova modalità per farlo.